Ben trovato. Dopo averti presentato l'allegoria del buon governo, oggi ti presento gli effetti del buon governo in città, in campagna, un affresco sempre di Ambrogio Lorenzetti, che si trova nel Palazzo Pubblico di Siena, che puoi vedere davanti a te. L'opera in questione è ritenuto uno dei più celebri dipinti del Trecento italiano. Prima di Lorenzetti, nessuno infatti aveva reso con un tale realismo la campagna, le strade, le case, i campi, le colline. L'artista sceglie un punto di vista rialzato, il modo da poter osservare con attenzione quello che avviene all'interno della città e addirittura anche all'interno delle case, come vedremo. E si vedono le strade, si vedono le case e si vede anche una chicca, vale a dire il Duomo di Siena con il suo famoso e celeberrimo campanile, così come ancora oggi lo possiamo vedere. Per la prima volta nell'arte occidentale abbiamo una veduta panoramica di una città e della sua campagna circostante. L'insieme è abitato da un'umanità feriale, intenta alle attività giornaliere sotto la protezione della Securitas, rappresentata da Lorenzetti come una giovane donna che tiene in mano diciamo così, il manichino di un impiccato, e a ribadire che solo rispettando le leggi e l'ordinamento sociale si avrà pace e prosperità per tutti. È rappresentata nuda e si tratta di uno dei primi nudi della storia dell'arte con un significato positivo. Infatti la nudità in epoca medievale di solito veniva utilizzata, associata per le immagini che caratterizzavano le anime dei dannati. La città è ricca di molteplici dettagli descrittivi, una testimonianza preziosa di quello che è il modo di vivere del tempo e soprattutto è uno strumento utilizzato dal pittore per esaltare la politica edilizia promossa dai governanti della città. Infatti si vedono bifore, si vedono mensole sottodetti, si vedono delle travi in legno e si vedono addirittura delle case con delle finestre, con delle persone affacciate e dei vasi di fiori sul davanzale. E Siena è rappresentata come una città laboriosa in cui le persone che garantiscono un benessere comune e generale sono presenti e stanno addirittura svolgendo dei lavori molto importanti, come quello per esempio di riparare il tetto di una casa. In primo piano si vede una bottega dove un commerciante, una persona che ripara delle scarpe, sta consegnando delle scarpe a una persona che è accompagnato dal suo mulo, mentre accanto si vede un maestro che sta impartendo una lezione assiso in cattedra a dei ragazzi e delle persone che lo ascoltano con molta attenzione. A sinistra invece è rappresentata una fanciulla in età di matrimonio, lo si riconosce per questa corona che ha in testa, e guardata da altre due ragazze, e una persona invece davanti, che volta nelle spalle, tiene le redini del suo cavallo. Dietro altre due persone a cavalli, altre due ragazze, altri due giovani ancora che seguono. E ancora più in là invece si trovano delle ragazze che danzano al ritmo di una persona al centro, un'altra donna che canta e suona il cembalo. Anche questo vuol dare l'idea, e questa danza è simbolo di concordia e vuole dare l'idea di una serena, pacifica convivenza. Presso la porta della città invece si vedono alcuni nobili che stanno uscendo verso la campagna, mentre un gruppo di contadini porta i suoi prodotti all'interno della città per essere venduti. Si vede anche una donna a cavallo, questo per sottolineare che anche le donne possono uscire dalla città e andare in campagna per svagarsi, tanto il contesto è tranquillo e sereno, non ci sono pericoli per loro. Accanto, sul ciglio della strada, si vede un mendicante. Questo per dire che la politica del buon governo non significa appianare le diseguaglianze sociali, ma fare in modo che ciascuno strato sociale potesse stare e operare al proprio posto e soprattutto in sicurezza. Si vede un contadino che porta un maiale all'interno della città per essere venduto, un altro contadino che porta un asino con un sacco sulla soma e un cesto ancora più in alto, altri contadini con altri asini che stanno portando le loro mercanze
mercanzie all'interno della città. La strada è in salita perché richiama quella che è proprio la collocazione storica di Siena su dei colli e quindi il contado, la campagna che è attorno si trova più in basso. Nella città, subito dopo le mura cittadine che si vedono qui in scorcio, si vede una piazza con persone che stanno portando i loro prodotti. C'è un pastore che conduce il suo gregge, qui in alto ci sono ancora degli asini con dei sacchi di lana, altri asini, altri muli con delle fascine sulle spalle. Poi si vede una donna, una persona che porta un'anatra e invece un'altra donna che sta portando una cesta con delle uova. Tutta questa, ripeto, è merce proveniente dalla campagna che viene portata per essere venduta in città, e tutte queste persone percorrono liberamente le vie cittadine proprio a sottolineare come il territorio è sicuro grazie alla buona amministrazione della politica del tempo. La vallata è caratterizzata da campi coltivati, si vedono campi coltivati a grano, campi coltivati a vitigni, campi coltivati a uliveti, ci sono casolari e in cima alla collina dominano alcune fortificazioni, alcuni insediamenti fortificati. Si svolgono attività tipiche della campagna come zappare, arare, seminare, mietere, e ci sono anche dei nobili che si stanno divertendo nell'arte della caccia in quanto sguinzagliano i loro cani che devono stanare le prede. In questo modo Ambrogio Lorenzetti comunica l'atmosfera di un mondo ordinato, in piena crescita, grazie all'illuminato governo dei politici appunto del tempo, che garantiscono a tutti ricchezza e prosperità. La città in questo modo è un punto privilegiato da cui guardare il mondo, e il potremmo dire tutto il mondo trova nella città il suo centro ideale, e questo è simboleggiato dal fatto che la città è fortemente illuminata, fortemente molto molto lucente, e tieni conto che la città si trova da questa parte, e man mano che ci si allontana dalla città il dipinto diventa sempre più in ombra, a sottolineare proprio che la luce deriva proprio dal governo illuminato che trova la sua sede all'interno delle mura civiche. Grazie per la tua attenzione e arrivederci al prossimo video.